Ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial per quanto riguarda la tornitura e in questo particolar caso per quanto riguarda l'industrializzazione del prodotto. Un prodotto molto semplice in questo caso, che nei precedenti video abbiamo disegnato, dopodiché abbiamo stabilito le prese in macchina, la prima e la seconda fase. Ora, siccome parliamo di industrializzazione, cerchiamo di lavorare con quelli che sono degli strumenti un attimino più moderni della programmazione ISO e andiamo ad utilizzare un CAD/CAM. In questo caso usiamo ECAM, un CAD/CAM diciamo low cost, molto semplice, che non prevede la possibilità di avere dei post processor dedicati per la macchina, quindi ha dei suoi limiti, ma a scopo didattico è più che sufficiente e nelle piccole officine può essere sufficiente per calcolarsi in maniera molto molto semplice dei profili. Andiamo quindi a realizzare la prima fase, ossia presa sul diametro 65, foratura, tornitura e profilatura dell'interno. Ecco quindi che andiamo ad aprire una sessione di tornitura. Io apro sempre direttamente l'8C Axis Part, indipendentemente dal fatto che mi serve o meno, perché tanto fondamentalmente non cambia niente. Nell'aprirlo lui mi chiede alcuni dati, tra cui la limitazione dei giri, che mettiamo 2000 in questo caso, ma voi lo farete in base alla macchina che avrete, e l'approccio dell'allontanamento, cioè dove volete che si porti l'utensile dopo che ha finito di lavorare. Io gli dico sempre X200, Z200. Nel fare OK vi porta alla seconda schermata, che è quella in cui date la forma del grezzo, nel nostro caso un cilindro, diametro 65, diametro interno 0 perché è pieno, diametro lunghezza 14, riferimento X, Y e Z, la scentratura del pezzo in X o Y, e noi non la mettiamo, e il sovrammetallo in Z che andiamo a lasciare. Vedete che rispetto alle origini il pezzo si è spostato di 1 mm verso destra. Diamogli l'ok e siamo pronti a cominciare a lavorare. Col tasto centrale possiamo vedere il pezzo in 3D, possiamo vederlo in trasparenza o no, possiamo vederlo in sezione o no. Col tasto CTRL premuto e il tasto destro del mouse possiamo spostarcelo, possiamo vederlo in 2D. Finché non lavoriamo è un po', diciamo, il discorso dello zoom lascia un po' a desiderare. Ripeto, è un software a basso costo, però tutto sommato è gestibile. Ok, a questo punto noi cominciamo, come avevo già detto, a fare l'operazione più gravosa per prima. Andiamo in lathe, lathe vuol dire torno in inglese, e andiamo a fare una foratura centrale. Foratura centrale, noi abbiamo un foro da 22, quindi facciamo un preforo diametro 20. Nel premere diametro 20, lui automaticamente, come vedete, si seleziona una punta, però si seleziona la prima punta che gli capita. Io doppio clic su punta e vado a vedere cosa ha fatto. Allora, punta set, punta corrente selezionata. Eccola qua, una punta diametro 20. L'apriamo, andiamo nella Tool Geometry, vediamo che abbiamo un diametro da 20, lungo 160, e la lunghezza totale 200. Geometria dell'utensile HSS 118 gradi. In realtà noi andremo a lavorare con una punta inserti piatta. È una punta da 20, quindi normalmente si lavora con due volte il diametro, per cui lunghezza 40 e lunghezza totale 120. Cut data, quello che mi interessa. Allora, con una punta inserta si può lavorare tranquillamente tra i 100 e i 130 metri. Mettiamo 110 metri e un avanzamento al giro di 0,13. 0, bisogna usare la virgola. Allora, per quanto riguarda i parametri di taglio, vi rimando al mio video
fatto nel tutorial di Tornituno, dove tramite utilizzando il catalogo Coromat, ma si può utilizzare ovviamente qualsiasi tipologia di pencil, il Dungalo, i Walter, faccio un po' di nomi giusto per non far torto a nessuno, che è una metal, Iscar, quello che volete, e stabilire i parametri di taglio in base al materiale che utilizzate. In questo esempio considero una flangia fatta in 5,40 e i dati li metto io in base alla mia esperienza. Modo di foratura diretto: la punta di serpe non ha bisogno di fare degli step per la rottura del torcio, attacca a lavorare, finisce il foro e torna indietro. Selezioniamo l'utensile, profondità, lui di default mi dà 20, io in realtà ho un grezzo lungo 14 mm, foro 16, 2 mm in più. Facciamo ok, dopodiché sempre in tornitura eseguiamo una spacciatura. Modo diametri, automatico, sgrossatura e finitura. Allora io voglio solo una passata, quindi andrò a fare direttamente una finitura, tolgo la sgrossatura, valori manuali perché ho un foro, quindi è inutile andare in centro, diametro massimo, ho un grezzo da 65, per cui 67, 2 mm in più per sicurezza. Se non siete sicuri della bontà del prodotto, 69. Diametro minimo, abbiamo forato da 20. Usciamo a 17. Corner mode, voglio che faccia uno smusso all'inizio? No, non lo voglio perché tanto questo pezzo andrà completamente rilavorato perché qua non ci sarà un diametro. Finitura, utensile T1 che poi andrò a utilizzare anche a fare tutto il resto. Il T1 mi lavora a 160 metri, siamo più che in sicurezza, 160 metri e 3 decimi al giro. Vanno per quello che stiamo facendo noi, che è uno scopo didattico, più che bene. Select tools, ok. E a questo punto, sempre in tornitura, vado a fare una tornitura esterna. Seleziono la geometria esistente se io ho già importato un disegno da CAD. Profilo scalini se voglio fare semplicemente degli scalini. Coordinate se voglio dirgli esattamente cosa voglio che faccia. Ho già spacciato, non ho lasciato su sopra metallo, quindi partirò da qua dove metto la mia freccia, farò uno smussetto e farò tutto questo lavoro qua. Per cui il diametro qua è 28, io voglio fargli uno smusso da 0,5, partiamo da X25, col tab mi sposto, Z1 staccato di 1 mm, lascio invariata la X e metto Z0, po in poche parole, m'appoggio al pezzo. E qua vado a X28 con uno smusso di 0,5. Scusate, ho scritto 18. 18. Poi non inserisco nuovamente il diametro perché mi devo spostare in meno di 3,5. Vedete che lui man mano mi si fa il disegno, di conseguenza se faccio degli errori lo vedo. Da qui vado a questo diametro, che questo diametro corrisponde a un R17 diametro 34. Anche qua voglio uno smusso di 0,5. Vi ricordo che se invece dello smusso volete il raccordo, basterà aggiungere un meno davanti. Qua abbiamo un 3,5 più un 5,5, quindi lasciamo invariato il diametro, scriviamo meno 9. E poi usciamo dal pezzo 68. Ecco che abbiamo il nostro profilo. Nel fare l'ok mi porta in questa schermata. Bene. Qua io cosa gli posso dire? Il metodo di piantata, la direzione di tornitura. Applicare un filler sharp on corner, ossia ogni spigolo facciamo un piccolo raggetto di un decimo, sovrametallo in X 0,6, sovrametallo in Z sempre pochissimo 0,1. Usiamo la mappa di sgrossatura per semplificare il programma e facciamo una finitura. A sgrossare usiamo lo stesso utensile che abbiamo usato a sfacciare. A finire invece andiamo a usare un altro utensile, possa essere sempre un CNMG in questo caso perché la geometria ce lo permette.
Non ce l'abbiamo in macchina, prendiamo un TNMG che va benissimo, raggio 0,8 e ovviamente qua i parametri di taglio li aumentiamo un po' in quanto alla velocità di taglio e gli diminuiamo un po' in quanto all'avanzamento, in modo tale da avere una finitura superficiale migliore. Select Tools, togliamo via la trasparenza, gli facciamo ok e lui qua mi inserisce tutte le sue operazioni. Tasto centrale e comincio a vedere il mio prodotto. Guardate che bellino, mi rimane solo che finire il foro. Il foro è già stato tornito a diametro 20, quindi lead, tornitura interna, stesso discorso di prima, coordinate. X, dobbiamo fare un 22, quindi partiamo anche qua da x25, z1, x25, lo lasciamo, ci appoggiamo, x22, smusso 0,5, x22 e z-15, quindi andiamo ad uscire. Gli diciamo ok, qua non facciamo nessuna sgrossatura, di conseguenza andiamo a togliere la sgrossatura e andiamo a mettere la finitura. Applichiamo anche qua un Philip Sharp, in poche parole mi farà dei raggettini microscopici in questo punto. E questo discorso è molto importante per quanto riguarda l'automotive. Quando programmando in ISO è un po' una menata a volte, però se il cliente lo vuole, bisogna darglielo. Ok, e vedete che abbiamo fatto tutta la nostra prima fase. Adesso il software cosa ci dice? Innanzitutto ci dice se ci sono o non ci sono delle collisioni. Ci può dare una simulazione. Che è sempre comoda. Ecco, vedete che le operazioni non sono come noi le abbiamo fatte, perché il software cosa tende a fare? Tende a dare un ordine logico secondo il suo punto di vista delle operazioni. Bene, a voi non va bene, vi basterà prendere la punta e metterla all'inizio. Guardate, andate a premerci sopra, premete sulla sfacciatura, tenete premuto e la portate dopo la tornitura dell'esterno. Ecco qua. Poi vi posizionate qua, refresh e simulazione. Ecco che la punta diventa la prima operazione. Perché la punta è la prima operazione? Perché è la più gravosa, se il pezzo si muove appena appena, si assesta e poi in finitura si ottiene una lavorazione ottimale. Ecco, tenete presente che adesso il software vi dice anche: guarda che ci ho messo 47 secondi. Bene, in questi 47 secondi mancano tutti gli allontanamenti e le velocità di rapido della macchina che effettivamente vengono utilizzate e tutti i tempi morti di rotazione torretta e partenza mandrino. Quindi questi 47 secondi su un ciclo di 20 minuti influiranno poco i tempi morti, su un ciclo di 47 secondi potrebbero quasi raddoppiare il tempo ciclo. Ok? Quindi attenzione quando fate i preventivi con questi software. Ovviamente ci sono software molto più evoluti dove proprio vedete la macchina e potete addirittura impostare il tempo di rotazione della torretta. Bene. Io per adesso mi fermo qua, la prossima volta vedremo quella che è la seconda fase, ossia giriamo il pezzo e andiamo a fare la contornatura. Lavoro finito, questo splendido softwareino mi permetterà di creare il setup sheet, cioè ossia mi farà una sorta di schema di lavoro con tutti gli utensili utilizzati, i parametri utilizzati, in modo tale anche da potersi poi sedere a tavolino e guardare se sono un attimino da ritoccare.
l'elenco degli utensili e, se non ricordo male, ecco, è il tempo di lavorazione. Ecco, vedete che lui lo tratta solo come puro tempo di lavorazione, non ci sono i rapidi e i cambi utensili che vi dicevo. E la cosa più bella, mi genererà il codice G che io poi andrò palesemente a copiare e a mettere in macchina, palesemente fino a un certo punto, perché questo è un software standard, quindi prendiamo per buoni tutti quelli che sono i movimenti in X e in Z. Invece dobbiamo valutare tutti quelli che sono i codici G e i codici M, che sono degli standard FANUC, ma che non sempre vanno bene. Attenzione che questo CAD-CAM in tornitura non usa il G40, il G41 e il G42, ossia la correzione del raggio utensile, ma automaticamente modifica, aspetta che lo rivediamo, modifica le X e le Z. Difatti vedete un sacco di decimali, millesimali addirittura, in funzione del raggio utensile che andrete a scegliere. Quindi se poi voi cambierete il raggio utensile, dovrete andare a dire al software di rigenerare il prodotto. Questo secondo me è un grossissimo limite. Io quando lo utilizzavo in azienda, cosa facevo? Mi creavo degli utensili, degli inserti a raggio 0, dopodiché andavo a dargli la correzione del raggio utensile G41, G42, secondo se lavoravo esternamente o internamente. Quello che conta però è capire il concetto. I miei tutorial non sempre seguono la strada migliore, ma seguono la strada che è quella più logica per l'apprendimento, quantomeno secondo il mio modesto punto di vista. In azienda poi ci si comporta diversamente, ma queste sono cose che vengono fatte e dettate dall'esperienza. Bene, mi fermo qua per non riempirvi la testa di troppe cose, per rinviarvi alla prossima puntata che sarà giriamo il pezzo e cominciamo anche a forare e a fresare. Grazie mille, se il tutorial vi è piaciuto mettetemi un like, condividetelo nei vostri social e iscrivetevi alla pagina. Se non vi è piaciuto fate finta di niente. Ciao e alla prossima.